Ciao a tutti da Saburo24, oggi è arrivato il pacco, mi ha spedito TNT e... Madonna, sembra una marca di dinamite, vabbè. E dentro il pacco c'è il dissipatore alto fragile, minchia, non ci hanno messo niente dentro, tipo me l'avranno spaccato in tre il dissipatore. Il dissipatore appunto della scheda video, perché sapete che le Nvidia, soprattutto quelle di fascia alta, sono dei microonde. Adesso le serie nuove l'hanno aggiustate, ma le serie un po' più vecchie come la 480, 470, 280 eccetera eccetera erano veramente dei microondi. La ventola del dissipatore è veramente piccola ed è tutto chiuso, quindi riscalda veramente tanto, e magari se uno si vuole divertire a fare overclock non se lo può permettere. Adesso con questo dissipatore che ha tre ventole grandi, adesso andremo a vedere, ci potremo permettere di fare overclock e soprattutto l'estate starò molto più tranquillo. Andiamo ad aprire sto pacco. Ok, un altro po' mi taglio una gamba, un attimo ragazzi. Certo, questo è il dissipatore della scheda video. Fantastico, come ho già detto, ha tre ventole, quindi sarà tipo un frigorifero la mia scheda video. Pesa tantissimo, wow. Il prezzo l'ho pagato 33,35 euro il dissipatore, non so se si legge 33,35 euro, più ovviamente la spesa di spedizione eccetera eccetera. E proviamo ad aprire, vediamo sta plastichina. E come potete vedere c'è innanzitutto il segnetto con 21 gradi cooler. Questo dissipatore riesce ad abbassare la temperatura della scheda video di quei 15 gradi, che fanno veramente una grande differenza. Qui c'è scritto addirittura 21, lo andremo a testare. Poi c'è il rumore, infatti questo dissipatore, anche se ha tre ventole, è stato progettato per non dar troppo fastidio. Infatti il fatto di dover piazzare tre ventole non significa il fatto di voler fare un dissipatore che raffreddi tantissimo e basta. No, sono state messe tre ventole proprio per diminuire la potenza delle ventole, ma aumentando il numero delle ventole. Non so se mi avete capito, quindi è veramente fantastico. Guardate il radiatore quanto è enorme, non finisce più. Andiamolo ad aprire con calma. Questo è il vecchio dissipatore, ragazzi, guardate. Cioè c'è una piccolissima ventola, molto più piccola rispetto a queste che sono molto più giganti. Guardate, una piccolissima ventola di me, che poi non è neanche a pale, è una cosa che gira così di proprio di merda. E poi c'è la scatola, detta anche microonde, per raccogliere tutta quella temperatura, insomma. È un dissipatore veramente squallido, infatti come... Andiamoci al lavoro per smontare appunto il dissipatore. Per prima cosa vanno svitate tutte le vite. Non potrò filmare mentre lo faccio, perché sono da solo, quindi con una mano non ci riuscirei e rischierei di grattare con il cacciavite la scheda video. E quindi vi farò vedere dopo che l'avrò smontato. Innanzitutto però voglio insegnarvi come si fa. Vedete, ci sono le vite grossi e poi ogni tanto ci sono anche trovate anche quelle minuscole, per tipo questa qua piccolissima, non so se si vede. Di solito le trovate di fianco a quelle grandi. Una volta che abbiamo tolto tutte le viti, qualcuno l'altra volta mi ha corretto nel video perché ho detto le vite, scusatemi, ho sbagliato, dovete assicurarvi assolutamente che tutte le viti siano tolte, perché se ne è rimasta una, può succedere che voi mentre provate a estrarre il dissipatore potete spaccare la scheda video. Quindi assicurarsi proprio al 100% di averle tolte tutte. Io mi sono assicurato, mi raccomando, le viti non le perdete, quindi sono importantissime, quindi mettetele qua belle senza farle cadere eccetera. Quindi ora dobbiamo estrarre il dissipatore. Come si estrae? Di sicuro non si estrae tirando verso l'alto, quindi tipo staccandolo, così si potrebbe danneggiare la scheda video. Allora, come si fa? Perché dovete sapere che proprio qua sotto, dove si trova dentro la pasta termica, si può attaccare alla GPU, che sarebbe il processore della scheda video. Quindi per staccare quella pasta termica bisogna muovere a destra e a sinistra la scheda video dal dissipatore, provarla a staccare con i movimenti laterali senza tirare sopra. Quando sentite che praticamente si sta staccando la pasta termica, potete cominciare a tirare verso sopra.
Facendo così dovrebbe staccarsi la scheda video dal dissipatore di merda. Mi raccomando, c'è il dissipatore con un filo attaccato alla scheda video per la ventola, quindi va tolto prima di estrarlo. Bisogna togliere anche questa mascherina, questa di ferro, e siete pronti. Ora vi faccio vedere la scheda video e soprattutto la GPU al nudo. Scusatemi, ma mi vorrei tanto sfogare. Puttana, 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 puttana. Sono 15 minuti che provo a staccarla. C'è una cosa allucinante, ragazzi, perché la pasta termica si incolla talmente forte alla GPU, che sarebbe questo il processore della scheda video. Non so se vi ricordate la CPU, il processore, quando ve la feci vedere. È identico, soltanto che questo è un po' più grande e viene chiamato appunto GPU invece di CPU, perché quella del processore è la CPU, Calculation Processing Unit. Invece questo della scheda video cambia la C con la G e quindi diventa Graphics Processing Unit. Quindi pensa alla grafica, insomma. Questa è la scheda video. Sto coso a fare è fino fino fino, cioè finissimo, ragazzi, veramente. Questa è la scheda video. Queste sono le memorie, guardate. E poi c'è altro, tipo i TMU, come si chiamano? I ROPS, eccetera, eccetera. Questo invece, questo ammasso gigantesco, che è la parte più pesante, guardate che la cosa più enorme, questo invece è il dissipatore di merda, che non dissipa un cazzo. Quindi adesso stacchiamo subito il cavo e ritorniamo subito. Dobbiamo togliere anche la pasta termica della scheda video, della GPU, dalla pasta termica vecchia. Lo facciamo con la carta, grattiamo via la pasta termica. Questa non è proprio vecchia, questa pasta termica, l'abbiamo messa qualche giorno fa, quindi possiamo anche non pulirlo proprio al massimo. Ok, una volta fatto, per il momento va bene così, dobbiamo vedere. Il primo passo è stato fatto, abbiamo applicato questa specie di cosa non so di in che materiale è, forse alluminio. Comunque sembra come un radiatore, vedete? Quindi dovrebbe dissipare il calore, dovrebbe entrare in queste cose qui e poi viene dissipato dalle ventole. Adesso il secondo passo sarà di applicare quelli più piccoli sulle memorie, eccetera, eccetera. Come potete vedere, abbiamo piazzato tutte le parti in alluminio, no? Queste parti qui che prima non c'erano e che serviranno a dissipare ancora meglio il calore. E una volta piazzati questi appunto cosi in alluminio che hanno l'adesivo sotto, siamo pronti praticamente per applicare la pasta termica e poi applicare appunto il dissipatore sopra. Quindi dobbiamo un attimino pulire la GPU, mettere un po' di pasta termica nuova e il gioco è fatto. Ok, la scheda video abbiamo montato il dissipatore alla scheda video, andiamo a girare la scheda video. Vedete, si presenta appunto con le tre ventole per la dissipazione. Adesso andiamo a vedere il confronto. Ok, ragazzi, siamo pronti per accendere il computer. Una cosa molto importante da fare è andare a vedere se la scheda video, quindi il dissipatore nuovo che abbiamo messo, funzionano le ventole subito. Perché se non funziona rischiamo di bruciare la scheda video perché non c'è raffreddamento e quindi dobbiamo subito spegnerlo. Vediamo di accendere il computer. Le ventole al neon si accendono. Vediamo quelle della scheda video, tutte e tre funzionanti. Bella. Mamma mia, che vento che fanno. Fantastico. Guardate, c'è anche scritto GTX Pro Acelero Extreme. Fighissimo. Poi l'adesivo lo mettiamo sul computer. Adesso vediamo un attimino se è tutto a posto. Oddio, che deficiente! Scusatemi, come un cretino mi ero dimenticato di mettere l'adattatore VGA e se no, praticamente la scheda video lavora per niente, praticamente non viene mandato il segnale allo schermo senza l'adattatore, quindi ora sta funzionando. Vedremo un attimino le ventole, il dissipatore, scusate, quanto appunto mi sta dando di differenza, come mantiene in idle. Prima in idle andava sui 51 gradi, che significa idle, o sempre se si pronuncia così, scusatemi,
Idle significa che la scheda video non sta lavorando, cioè siamo sul desktop, siamo su YouTube, su Google, su Skype, però la scheda video non sta facendo niente di pesante, tipo giocare o altro. E non facendo niente, la mia scheda video stava sui 51-48 gradi, di solito era questa la temperatura, ed era abbastanza altina. Poi se andavo a giocare con il clima acceso mi faceva massimo 74 gradi, poi dipendeva dal gioco, comunque era una temperatura abbastanza buona, 74 gradi, però magari senza il clima o la finestra aperta col caldo che fa sicuramente raggiungeva gli 80 e passa, tipo 85-86 gradi. E quindi adesso per prima cosa andiamo a vedere in idle quanto fa. Dobbiamo aspettare che si accenda tutto il computer. Intanto vi faccio vedere il sistema di raffreddamento che ho, che è composto praticamente da una ventola da 140 mm dentro il case che butta aria verso la scheda video, e praticamente butta aria dentro il case sopra, perché ci sono le due freccette che lo indicano. Poi ho due ventole a neon rosse che buttano aria dentro ovviamente e vanno a finire sulla scheda video, il dissipatore e tutto. Poi ho una ventola che butta invece aria fuori dal case ed è anch'essa in neon. Poi il dissipatore originale della CPU e il dissipatore GTX Pro della scheda video. Andiamo a vedere. Come controllare le temperature? Con il programma che vi avevo detto. Non so se ve lo ricordate, si chiama CPU ID. Adesso vediamo come si chiama. Ah, ecco, HV Monitor, lo metto nella descrizione così ve lo potete scaricare e controllare le vostre temperature. I dissipatori sono molto importanti se si vuole fare overclock, perché finché non si fa overclock le temperature sicuramente con il dissipatore stock saranno sempre nella norma, con questa merda insomma. Ma sicuramente se intendiamo fare overclock, quindi potenziare la nostra scheda video, questo dissipatore ovviamente non basta più, è veramente scadente, come poi del resto tutto quello che esce dall'azienda, cioè lo stock. Infatti l'unica cosa buona delle schede video, dei processori, sono appunto le schede video e i processori. I loro dissipatori di solito sono delle vere merdate. Guardate, non c'è un cazzo di radiatore, questo sarebbe il radiatore dentro, veramente scadente, chiuso a microonde con una specie di ventolina che non ha neanche le pale, cioè allucinante. Ok, possiamo andare a vedere le temperature. Apriamo. Ok, sì. Bah! 35 gradi! Fantastico, non so se si vedrà nel video. 35 gradi, ragazzi, in idle mai successo. Sono veramente contento. No, non si legge, a me mi dispiace, non so come farvelo leggere. Questa qui sarebbe 35 gradi. Fantastico, veramente fantastico. Funziona alla grande il dissipatore. Quanto ho perso? Beh, da 49 a 35 saranno 5 più 9, 14 gradi, ragazzi. 14 gradi. 14 gradi sono veramente tanti, tanti, tanti. Il dissipatore funziona, ve lo consiglio se avete anche voi una GTX serie 200 o comunque se avete una GTX in generale, una Nvidia tipo la 480, la 470 che scalda molto, compratevi questo dissipatore perché sicuramente vi farà perdere quei 15-14 gradi. Fantastico. Beh, è tutto, votate e commentate e alla prossima, ciao ragazzi!